Ben ritrovati gli amici di Gol Television, puntata numero 264. Caro Marco Lanza, guarda, c'è il pollice verde oggi. C'è il pollice verde, sì, oggi abbiamo ospiti due superintender, i famosi green keeper, una categoria di persone che lavorano nel golf a cui noi dobbiamo dire sicuramente grazie, perché grazie a loro giochiamo su splendidi campi. Allora io li presento subito, vicino a te Enrico Colzani, green keeper, posso dirlo green keeper? Superintendente. Poi ci spieghiamo la differenza. Mi sento riparare la lingua, ma dopo lo spieghiamo. Comunque è del Brianza Golf and Country Club, esatto. Chiaramente Carlo Guerzoli invece da Carimate. Sì. Tra l'altro ci vede protagonisti proprio in queste ore Carimate con un'altra tappa del nostro Golf Television in Tour. Allora, benvenuti. Intanto, voi sapete che ogni tanto vi fischiano le orecchie, perché se c'è qualcosa che non va nei campi, i soci solitamente chi gioca dice ecco perché. E invece spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda i vostri due campi, si sentono delle lodi sperticate. Come sta andando questo caldo? Che cosa sta combinando? Ci sta mettendo in difficoltà, come tutti gli anni, perché abbiamo sempre delle stagioni sballate, con periodi o caldi o freddi, e quindi in questo periodo, principalmente in questi giorni, temperature così alte, con umidità così alta, crea problemi. Problemi di malattie, problemi con l'irrigazione, erbe che non riescono poi a resistere a queste temperature, quindi... Ecco, perché si è stravolto un po' tutto Guerzoli, vero? Sì. Da due anni a questa parte ormai le leggi sono diventate molto rigorose, c'è questa normativa europea in questo caso. Sicuramente bisogna tenersi alle nuove normative, che sono anche restrittive, e si fa di tutto per cercare di migliorare il nostro ambiente dove lavoriamo e dare un percorso ai giocatori il più sano possibile. Ecco, in questo caso è cambiato qualcosa secondo me, Marco, perché è chiaro che non potendo più adottare determinati interventi, certo, sul campo. Certo, e infatti abbiamo invitato i nostri amici proprio per questo, per capire come loro si stanno difendendo, come hanno preso le contromisure, ma soprattutto io volevo chiedere a proposito delle difficoltà di questi giorni, voi come vi difendete? Ma principalmente adottando un piano di concimazione in modo che il nostro tappeto arrivi in queste condizioni meno stressato possibile, quindi con più forza, con più vigore, un apparato radicale più profondo e con più forza per superare gli stress. Diciamo che noi già da qualche anno che abbiamo abbandonato la strada dei fitosanitari, fitofarmaci, e cerchiamo settimanalmente di fare degli interventi con concimazioni liquide, oltre a quelle granulari, in modo di tenere sempre in vigore biostimolanti, aminoacidi, zuccheri, di tenere sempre in vigore questo tappeto e farlo resistere a queste condizioni di stress, perché tagliare l'erba sui green a 3 mm vuol dire stressare moltissimo un tappeto erboso. E che poi è il sogno di tutti quelli che ci seguono anche da casa che non sono golfisti, perché il giardino di casa loro lo volevano un bel tappeto a 3 mm. Lo so, però non è volerlo così, è mantenerlo. Certo. Carlo Guerzoli, sì. Ecco, contro il caldo di questi giorni, cosa fate? Dunque, contro il caldo di questi giorni l'unica strategia che possiamo adottare è praticamente fare dei brevi cicli irrigui pomeridiani per abbassare la temperatura del terreno in modo che l'erba non vada in stress, altrimenti si dirada e anche le malattie, le fungine attaccherebbero l'erba. L'unica cosa che possiamo fare è quello in questo periodo. Tra l'altro vediamo le sue immagini, abbiamo visto prima Brianza, adesso vediamo Carimate con il suo castello e questo percorso visto dall'alto meraviglioso. Ecco, tra l'altro Carimate ha un censimento di piante che è da Oscar, buon Giuseppe Nava che l'aveva impostato all'inizio, seguito da Walter, il grande direttore attuale, insomma. È il nostro patrimonio, il patrimonio arboreo. Quante piante ci sono diverse? Si parla di 10.000 piante, si parla, censite, quindi è molto 10.000 piante censite, non è male, voi che ci seguite da casa, sì. Potete avere un'idea. Sì, ci dà un grosso lavoro manutentivo, sia per potature, raccolta delle foglie, insomma, la stabilità anche delle piante, perché bisogna curare anche quello,
Complimenti. Beh, Brianza non è da meno, dopo vi chiedo quanti ettari, su quanti ettari viaggiamo in entrambi i campi. Adesso invece sapete cosa facciamo? Ci fermiamo un secondino perché parliamo della nostra tappa. La prossima tappa, noi abbiamo avuto un caldo terrificante in queste ultime settimane, ma non dimentichiamoci che la primavera invece è stata molto molto bagnata e abbiamo rinviato, costretti a rinviare ben tre tappe del nostro circuito. Una di queste, quella a Crema, se vediamo anche le immagini proprio del circolo, ospiterà la tappa settimana prossima, quindi domenica prossima, il 14 di luglio, saremo al Golf Crema per il recupero della tappa del Golf Television in Tour. Marco, un campo lungo questo, tosto. Un campo lungo, un campo sicuramente dove... un campo per i professionisti, oserei dire. Beh, dove sicuramente. Sì, anche, però adesso se non li spaventiamo. Cioè, no, vabbè, giocare, vabbè, vabbè, ma dico un campo dove i professionisti. Sono messi alla prova, ma comunque ci giochiamo anche noi, troveremo sicuramente più difficoltà rispetto a un campo come il Brianza, però a Crema si va sempre a giocare volentieri perché a parte l'accoglienza del circolo, la simpatia del presidente e dei suoi collaboratori, si va a giocare in un campo veramente all'altezza. Bene, allora ricordate l'appuntamento per il 14 di luglio, settimana prossima, domenica, sono già aperte le iscrizioni adesso, quindi iscrivetevi perché come ben sapete c'è la possibilità per i tre vincitori del netto di venire alla finalissima del 7 di ottobre a Franciacorta, oltre che vincere tantissimi premi durante la gara, compresi 4 Nearest to the Pin. Con queste immagini noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco nuovamente con voi con Golf Television, restate con noi. Ecco, periodo dicevamo di anche green abbastanza duri, belli, tosti, fermare la palla, poi per se non sei un professionista è sempre più difficile, ti viene da piangere perché vedi che tac e poi scappa via perché sono belli, belli durettini comunque. Allora, oggi per la nostra rubrica del Maestro Dice insieme a Carlo Zappa faremo proprio una lezione, andiamo a vedere il colpo a correre, come ce lo propone lui. Amici Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Ci avete chiesto se è meglio giocare un colpo a correre o un colpo alto da 25-30 metri dal green. Non giochiamo sempre lo stesso colpo, dobbiamo cambiare la tipologia di colpo in base a come è posizionata la palla, in base al fatto se ho spazio oppure no per farla rotolare, quindi se ho un ostacolo davanti, se ho tanti metri di green, se ho pochi metri di green, e quindi posso sia scegliere il colpo alto che il colpo a correre. Li andiamo ad analizzare tutte e due. Inizialmente prendiamo un pitch e andiamo a decidere di giocare il nostro colpo a correre. Siamo a circa 30 metri dal green. Ho subito un bunker davanti, però non mi crea difficoltà perché ce l'ho vicino e poi ho tanto spazio, ho tanto avant green davanti e la bandiera appena dentro il green. Quindi posso decidere di giocare un pitch leggermente schiacciato, faccio rimbalzare la palla nel collar, nell'avant green e la faccio rotolare fino alla bandiera. Quello che è importante, come abbiamo sempre detto, che in tutti i colpi che noi andiamo a giocare è che la posizione che trovo davanti alla palla influenza il gesto che io vado a fare. Quindi nel momento in cui gioco un piccolo chip and run, impugno il bastone più corto, posiziono la palla leggermente più a destra rispetto allo sterno, quindi leggermente a destra rispetto ai piedi, sono raccolto davanti alla palla, le mani sono verso la gamba sinistra, il peso del corpo è a sinistra, faccio oscillare il bastone con una piccola azione delle spalle indietro e in avanti. Quello che è importante è che l'ampiezza dello swing sia costante indietro e in avanti e abbia una velocità costante indietro e in avanti. Quindi impugno corto, posiziono la palla leggermente a destra, mani a sinistra, due o tre prove cercando di capire la velocità che il mio bastone riesce a trovare per fare il colpo, visualizzo bene il colpo, mi porto sulla palla, tolgo pressione dalle mani, la palla è leggermente a destra, vado a giocare. Ho giocato un chip and run, ho fatto rimbalzare la palla
dopo il bunker, tra il green e il bunker, e l'ho fatta rotolare fino alla bandiera. Per questo colpo ho deciso di giocare il pitch a modo di chipper run. Noi sappiamo che quando gioco un chipper run posso variare il ferro, gioco il 7, gioco il pitch, gioco il 9, gioco l'8. Oggi ho deciso di giocare il pitch perché la mia palla doveva fare pensa poco il 50% di volo e il 50% di rotolo. La prossima puntata vi spiego come giocare lo stesso colpo con un sand cercando di portare la palla in green e fermandola subito. Eccoci qua, voi giocate a golf? No. Come no? Enrico, due gare all'anno. Ma, lui andava a lezione da Carlo Zappa. Una settimana. Sì, davo lezione. Quando era a Brianza? Sì. Se si muoveva male lo correggevo io la mattina alle 7. invece Carlo Bersoli no? No, in passato sì, ho praticato, ho preso l'handicap, però dopo non è basta, giocato. Hai avuto questa grande passione per il verde che ti ha preso. Più che altro di tempo, ecco, gestire famiglia, gestire il lavoro, visto che il golf porta via tanto tempo, insomma, bisogna fare delle scelte, ecco. Glielo chiediamo, qual è la differenza tra superintender e greenkeeper? Allora, superintender è una persona che ha fatto la scuola federale, Federazione Italiana del Golf alla scuola, e ha conseguito il diploma. Il greenkeeper normalmente è il termine che si usa per indicare la persona che mantiene il campo, ecco. Questa è la differenza. Superintendere è una persona diplomata. Beh, hai detto poco tempo perché giustamente bisogna dedicarlo alla famiglia, ma ecco, come sono le vostre giornate tipo? Colzani, a che ora arrivi al circolo durante la settimana? Adesso presto, 7:30 sono già in campo a fare il giro per vedere tutti i problemi, malattie, non malattie, irrigazione, e ci vuole più o meno un'oretta a fare il giro delle 18 buche per vedere bene tutte le cose. Uguale anche per te? Uguale, come diceva Enrico. E le giornate finiscono alle? Finiscono alle 17 se va tutto bene, altrimenti si sta lì a risolvere i problemi, se ci sono problemi soprattutto sull'irrigazione e quant'altro, ecco. Perché voi vi occupate giustamente a 360 gradi di tutto quello che è il campo da golf, quindi dalle piante al fondo erboso, ai fairway, tutte le tipologie del campo. Esatto. Ai macchinari soprattutto, esatto. Nella qualità dovete sapere anche di meccanica, di tutto. Sì. Più che altro vedere la qualità dei tagli nelle macchine, perché è una cosa che noi riusciamo a vedere se la macchina sta lavorando bene o meno, se viene falciata in modo corretto o, per esempio, un esempio, viene masticata, cioè l'elemento non è affilato, schiaccia l'erba e la lamina viene sfilacciata. Questo cosa comporta? Che si vede il profilo dell'erba giallo. Quindi anche quello è una cosa molto importante, tenere sotto controllo il funzionamento delle macchine per avere una qualità di taglio veramente perfetta. Ma si fa ancora il doppio taglio nel RAF? Perché diciamo che c'è la parte, spieghiamolo anche ai nostri amici magari che non sono golfisti, c'è la parte dove arriva la pallina con la bandiera che si chiama green, poi c'è il fairway che è quello rasato, bello, davanti. A fianco c'è l'erba un po' più alta e si chiama RAF in gergo, ma a volte si fa, soprattutto dovrebbe esserci il doppio taglio di RAF. Sì, il semi RAF si fa ancora, quindi. Poi dipende da campo a campo, magari uno lo taglia più alto, più basso, dipende da come si vuole rendere. Anche perché un costo in più, credo, il colpo fuori dal green. Una macchina in più bisogna avere per fare quel tipo di taglio. Sì. Sì. Perché con la riduzione dei costi, giustamente, non tutti poi ogni tanto lo fanno. Certo. Ho visto che ci sono dei vostri colleghi molto giovani. Sì. È difficile fare il vostro mestiere e soprattutto uno giovane che vuole fare il superintendente, cosa dovrebbe fare? Rispondi Carlo. La prima opportunità che ha un giovane è iscriversi ai corsi federali, appunto, per raggiungere il diploma di superintendente, quello sì, assolutamente. Avere un lavoro in un campo da golf in modo da mettere in pratica quello che studia, la passione forse è la prima cosa che bisogna avere per questo lavoro, perché richiede anche sacrifici, ripeto, riguardo gli orari di lavoro, l'impegno, è come crescere un figlio, ecco, il campo da golf. La mattina il primo pensiero quando uno si sveglia è andare a vedere le criticità del campo per cercare di gestirle, ecco, quindi, però i giovani sono molto preparati e quindi alla fine sicuramente ce la fanno. Seguirlo dall'inizio come ho fatto io nella fase di costruzione e dopo nei vari anni, modifiche. Cioè, tu l'hai visto nascere? L'ho anche costruito. L'hai proprio fatto?
Sì, dall'inizio. Beh, sono belle soddisfazioni. Quindi, però. Poi abbandonare un po' la situazione, uno ci pensa un po', ecco, ci pensa. Pensa adesso, siamo un ragazzino invece sì, sì, fatto sì, una sono passati un bel po' di anni. Allora ci fermiamo ancora un attimo, adesso con questa ultima immagine suggestiva del green, quello che raccontavamo prima, ci vediamo tra poco con Golf Television. Torrida estate del 1994 in New Jersey, il ritrovamento del cadavere di Timothy Palmer, ex campione e allenatore del più prestigioso golf club del mondo, sconvolge la tranquilla routine della piccola cittadina di Pine Hill. Circa 20 anni più tardi, in una calda primavera italiana del 2016, a San Vigilio del Garda, Peter Meyer, giovane talento del golf internazionale, viene arrestato per l'uccisione della propria fidanzata, Laura Achilli. Una partita di golf lunga 20 anni, in cui storie, apparentemente slegate, sembrano essersi date appuntamento all'ultima buca, in Italia, per chiudere i conti. Eccoci nuovamente in studio, Golf Television, puntata numero 264, Superintender Carlo Guerzoli e poi il grande Colzani dal Brianza. Ma io continuo a sostenere che il clima è cambiato negli ultimi anni, perché credo che 10 anni fa non sapevamo neanche cos'erano le bombe d'acqua. Stiamo entrando in un clima tropicale, l'unica cosa che ci manca è il mare per viverlo bene. E 2003 è stato il primo anno che abbiamo preso la prima botta di calore. Ecco, ma quando mi dici, ma mi alzo al mattino, diceva prima Carlo, con l'idea del campo, e quando siete invece a dormire e arrivano quei temporali da far paura di notte, che normalmente ti abbattono qualche decina di piante, perché ormai ne succedono spesso e volentieri purtroppo di queste, che angoscia vivi? Il giorno dopo cosa è? Elmetto quando arrivi vedi quali sono i problemi. È la molla di lavoro che bisogna affrontare poi. Meglio affrontarli quando sei, non quando dormi, quando sei là. Però negli ultimi anni credo che abbiamo fatto dei danni enormi, sì, il tempo. Sì, sì, perché ormai fa degli eventi estremi, tanto caldo, tanto freddo, il vento che non si contiene, è veramente è diventato difficile da gestire, prevenire e cercare di prepararsi a questi eventi, perché sono veramente degli eventi estremi.
molto violenti. Voi li avete già avuti sui vostri campi, li avete già vissuti in pieno? Sì, 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 sì. A livello tromba d'aria, ecco. Nel recentemente 2001. Sì, ma ha fatto danni anche qualche anno fa. Danni sì, grossi. Qualche pianta, ogni tanto qualche pianta, anche piante di 30 anni, cedri, salici, le tira giù. Ecco, la nota dominante del Brianza, proprio arborea, diciamo, che cos'è? Avete un mix di piante? Sì, non sono tanto piante autoctone perché sono state poi messe durante la fase di costruzione. Piante autoctone sono i pioppi e i salici che già c'erano all'origine quando il campo era nella fase di costruzione, qualcuna è rimasta, poi tutte quelle morte poi sono state sostituite. Poi l'architetto ha voluto fare un misto di aceri e di cedri, quindi il campo è un po' sfumato così e nient'altro. Ecco. Mentre invece a Carimate? Cedri, pini, cedri e faggi. Principalmente, fondamentalmente quelli. Cioè i pini, quelli che odiano, perché ogni tanto sei proprio la, io dico la sfiga, che ti arriva la pallina lì e l'unico che non ti rilascia la pallina. Muro impenetrabile. Sì, ti dico che devi andare dritto a giocare a gol, però non sempre capita, quindi diventa un po' complicato. Sapete cosa facciamo adesso? Li portiamo al mare, abbiamo parlato che il clima tropicale, qui purtroppo non abbiamo il mare, è vero Marco? Certo. Cioè, andiamo a San Giovanni Marignano. Allora andiamo in Romagna perché due settimane fa si sono disputate due tappe meravigliose del Golf Television Tour, la prima al Riviera e poi a Cervia. Intanto andiamo a vedere il Golf Riviera. Golf Television in Tour ritorna al Riviera Golf Resort, un'altra tappa del nostro circuito, dalla pioggerellina iniziale al sole che accompagnerà questa giornata di golf, il meteo dice così perlomeno. Adesso andiamo in campo a vedere che cosa succede con i protagonisti di oggi, oltre 70 giocatori, giornata come al solito di grande divertimento e di golf. In cosa si distingue Riviera Golf nel contesto degli altri campi dell'Emilia Romagna? Nel contesto degli altri campi dell'Emilia Romagna si distingue innanzitutto perché puoi venire a giocare a golf in un bel campo, tecnico e molto divertente, ma soprattutto anche perché poi puoi passare una giornata un po' diversa dopo il golf, per esempio con questa piscina, fermandoti al ristorante, fermandoti a fare insomma una vita dopo sportiva, ecco. Come fate a mantenere così in perfette condizioni il campo? Beh, ci vuole la manutenzione, molta passione, anche un po' il tempo che può aiutare, ma soprattutto è la passione e la manodopera continua di lavoro che svolgiamo sul campo tutti i giorni. Non ci possiamo mai fermare nella manutenzione, mai. Siamo in Riviera e naturalmente qui vi vengono a trovare molti ospiti stranieri. Anche extraeuropei, nel senso che sono venuti americani oppure canadesi e si sono sempre trovati bene, fortunatamente anche ritornano, insomma, qualche cosa, un po' lo spirito romagnolo ce l'abbiamo. Thank you.
Colonna finale, come al solito, tutti i nostri vincitori vogliono rivedersi, giustamente. Hai fatto, fai due gare all'anno, ma quante volte vai a premio? Due? Cosa la, gara, la gara di dipendenti faccio. Che chi è che è tra i più forti? No, io no. Non pratico mai, non ho mai tempo. È vero che Alaimo è bravo, però. Alaimo gioca. Gioca lui, eh? Sì, fa qualche gara. Senti, volevo chiedere una cosa a Carlo. Ma c'è un campo ideale che sopperisce a tutti questi problemi? Campo ideale? In che senso? No. Vabbè, ci sono delle erbe che hanno delle caratteristiche che praticamente, parliamo anche delle macroterme, tollerano il caldo intenso, però il nostro è il clima continentale, quindi non è, certo, che siano proprio indicate per questo Nord Italia, ecco. Dipende. Sì, la famosa Bermuda, esatto. Ogni tanto tutti che parlano di Bermuda, hai fatto il campo in Bermuda. Adesso va a nozze la Bermuda. Ecco. Con 38 gradi, però ho sofferto, diciamo che i campi in Bermuda fino a maggio, col freddo, piovoso così, la Bermuda non si è proprio mossa, cioè è partita appena. Quindi lo vedi brullo il campo, scuro, no, marrone? No, si fanno delle buone trasemine e comunque rimane verde, però sotto magari se non si è traseminato bene rimane a chiazze, marroni. Però da adesso, diciamo giugno, luglio, agosto, anche settembre, diciamo che magari sui ferri sono i tappeti migliori, che non hanno problemi. Ecco. Possiamo dire che una soluzione per sopperire a questi problemi, visto che non si possono più utilizzare, non si chiamano più prodotti fitosanitari, i prodotti sanitari, è quello della transemina? No, la transemina è una cosa a sé stante, praticamente la transemina viene fatta, come diceva Enrico, per sopperire la dormienza della macroterma, o se no per fare delle innovazioni sul tappeto erboso. Si porta il tappeto erboso da un'essenza a un'altra essenza, capisce? Cioè da un miscuglio di, poi lo eto festuca, uno lo vuole indirizzare sulle agrostidi, fa delle trasemine di agrostide, capisce? Allora, da casa non spaventatevi con questi termini. Ah, ecco, forse stiamo usando dei termini. No, scherzo. Facciamo così, fermatevi un attimo, tra poco parliamo degli agrostidi, che non sono da mangiare, ma sono dei crostacei, ma andremo a scoprire di che cosa si tratta nel dettaglio. Restate con noi. Eccoci nuovamente in studio. Allora, parlavamo di termini molto tecnici, però mi piace per questa cosa, perché noi andiamo in onda su un pool di emittenti del digitale terrestre in chiaro, di televisioni generaliste, quindi non si parla solo di golf, per fortuna per loro, ma si parla di tanti altri argomenti, e ci seguono anche i non golfisti, che magari hanno qualche problema particolare anche loro con il giardino più o meno grande o con una parte del loro quotidiano, sono a contatto. Ecco, allora andiamo un po' adesso nel dettaglio di quello che stavi dicendo. T'ho fermato solo perché c'era la pubblicità, sennò andavamo avanti. No, le agrostidi sono quelle che comunemente sono chiamate prato inglese, praticamente, e sul campo da golf viene impiegata per la costruzione dei green e tee di partenza. Quindi il classico prato inglese. Prato inglese. E sui green a 3 mm, giusto? 3 mm. Ok. Ok. Sul fairway invece noi troviamo generalmente sempre un miscuglio della famiglia delle poi, loiette e festuche, con le varie cultivar. Che non sono tre parolacce, non sono tre parolacce, c'è un mix di tre semi diversi, con caratteristiche diverse.
Ecco, con queste si costruisce. E come mai se ne mettono tre diverse? Parlo da ignorante. Preparatevi perché adesso c'è, poi ci bacchettano. No? Ognuno ha delle caratteristiche diverse. Il loietto è quello che germina prima in primavera, che dà il verde e che rende il tappeto giocabile da subito. La poa è quella che diventa bellissima a maggio circa. E la festuca è quella che ha la caratteristica di resistere molto bene alla siccità, quindi è molto robusta nel periodo estivo, riesce a sostentare il tappeto. Capisce? Quindi se mette di più per i campi, ad esempio al nord Italia rispetto al sud Italia, non c'entra niente col seme? No, nel sud Italia adesso la preferenza è quella di avere i campi in macroterme che creano meno problemi, però comunque sia anche al nord Italia alla fine si sceglie la percentuale delle varie essenze durante la fase di insediamento, poi con gli anni si perde la quasi modifichi. Tutto. Si perde quasi tutto perché magari poi entra la poa annua, che sicuramente è quella più come veloce. La combatti quella? Bisogna conviverci, non si riesce a combatterla. E poi anche adesso, senza avere a disposizione i diserbanti, bisogna cercare di convivere con queste erbe qua. Nel senso, almeno io a Brianza cerco di non concimare troppo in primavera, quando la poa annua va in fiore, allora hai tutto il tappeto bianco e tutto fiorito, e cercando di concimare un po' più in là in modo che questa essenza qui non soffochi neanche la Grostis o le altre, o l'oietto che magari c'è dall'anno prima quando è stata fatta la trasemina in autunno. Io ho imparato un nome, perché forse quello che ricorre un po' sui campi da golf, che è il pabio. So che quando c'è il pabio per i golfista diventano dolori, perché c'è questa radicina abbastanza dura e quindi il colpo non ti esce mai alla perfezione, e sotto resta praticamente quasi il vuoto, perché non ti fa ricrescere l'erba, crea quella zona d'ombra, giusto? Esatto, fa da ombrello alle erbe che ci sono già insediate, praticamente le erbe vanno a morire perché non trovano più luce e lui colonizza tutto, si espande in modo veramente... C'è un periodo di sofferenza maggiore dovuto alla crescita del pabio? C'è allora, partiamo che dal pabio è un'erba annuale, quindi lei è velocissima a crescere, produrre seme e morire, perché è annuale, non è perenne. Quindi quel periodo lì è fortissimo, non c'è niente che riesca a... Il periodo qual è? Il periodo va da fine aprile tutto agosto, perché ha una germinazione a scalare. Quindi in quel periodo lì è fortissimo, non lo ferma nessuno il pabio. Riesce a colonizzare il terreno, una volta che parte è difficile da fermare, ecco. Tanta acqua per farla marcire. Ecco, l'acqua, tanto caldo è quello che serve per farlo esplodere il pabio. Purtroppo è una caratteristica... Senza il diserbante non si può fare niente. Bisogna solo trasseminare in autunno. Ecco, ma scusami Colzani, allora... All'estero, ne parlavamo prima, in Spagna si basa sul turismo, ha un valore eccezionale il golf e di conseguenza hanno avuto delle deroghe di manica larga, credo, a livello europeo per quanto riguarda i trattamenti. In Italia forse siamo un pochino all'ultimo posto noi, cioè applicata subito la normativa, immediatamente ci sono campi che sono andati in grosse difficoltà. E d'altronde noi vogliamo essere più bravi, più ecologici, più rispetto della nostra salute, e secondo me magari anche una strada giusta da prendere, visto che ci gioca tanta gente, ovvio ne va un po' di scapito anche della qualità. All'estero magari pensano sempre di più magari al business o a tutte queste cose qui. Però in certo modo a livello di malattie siamo riusciti a trovare un po' la quadra e riuscire tenendo abbastanza bene i nostri campi. A livello di erbe infestanti no, quello è un problema che ci lega proprio completamente alle trasemine. Voi fate parte di un'associazione, quella dei critici. Perfetto, ecco, questi problemi quando li affrontate, cosa è venuto fuori? Com'è il dibattito?
Allora, la nostra associazione ha fatto tantissimo perché è riuscita ad avere degli interlocutori al Ministero della Sanità, far presente appunto queste problematiche e ci hanno dato alcune deroghe per utilizzare alcuni prodotti. Ci hanno dato una grossa mano questi prodotti perché è veramente molto difficile gestire un campo da golf senza avere degli strumenti chimici. È brutto dirlo, però in questo momento non si può fare a meno, soprattutto come diceva appunto Enrico, sui diserbanti per queste erbe qui che non si riescono veramente a controllare. Anche facendo una buona manutenzione agronomica, però abbiamo sempre questa spina nel fianco che è il pabio e nel periodo estivo c'è questa esplosione di germinazione di infestanti che è difficile da controllare. Ecco. Allora adesso noi corriamo invece a Cervia, rimaniamo in Romagna, andiamo a vederci un'altra tappa del nostro Gol Television Tour e quelli che sono stati i protagonisti in campo tra i nostri amici amateur, quindi a tra poco. Splendida domenica d'estate, siamo all'Adriatic Cervia Golf Club, sole e tantissimo caldo, protagonisti già in campo, andiamo a vedere che cosa succede su queste 18 buche particolari per il Golf Television in Tour. Abbiamo fatto un bel giochino da 5 io, 5 il mio amico e 6 gli altri due, ci siamo divertiti da matti, ci stiamo ancora divertendo. Grazie mille, ci vediamo ragazzi! Come va la stagione per il Golf Cervia? Beh, la stagione per il Golf Cervia va benissimo, siamo partiti ad aprile con un aprile bellissimo, pieno di appuntamenti importanti, abbiamo cominciato con una pro-am di 2 giorni e poi proseguito il mese con gli internazionali over 60 che quest'anno insomma sono arrivati alla loro terza edizione e stanno riscuotendo sempre più successo in Europa. Avevamo tantissimi giocatori stranieri, avevamo tutta la squadra nazionale svedese, quella finlandese, norvegese, avevamo inglesi, spagnoli e quindi insomma è stato un evento meraviglioso. Ora ci stiamo preparando a un altro grosso appuntamento sempre internazionale che si svolgerà a fine agosto, è l'internazionale Mid-Amateur e speriamo che anche quello lì ci regali tanta soddisfazione. Quindi qui arrivano tanti stranieri, ma voi aspettate tanti italiani? Sì, certo, noi qui abbiamo e aspettiamo tanti stranieri ma anche tanti italiani, cioè non dimentichiamoci che il nostro è un campo a 27 buche da campionato in Riviera, 500 metri proprio dal centro di Milano Marittima, con 400 soci e con un calendario gare che conta circa 140 tornei in tutto l'anno, per cui insomma aspettiamo tantissimi italiani. Thank you.
Come va lo score? Ma abbastanza bene, vista la carta d'identità, bene. Va bene, ci stiamo divertendo. Imbuchi sempre, sempre. Sta andando malissimo, ma mi sto divertendo. Giornata spettacolare, per cui va bene lo stesso. Come si prospetta la stagione per il golf in Romagna? Ma molto buona, speriamo che arrivi tanta gente, tanti turisti, ma il campo è in ordine, quindi anche gli altri campi sono abbastanza a posto, quindi speriamo molto bene. Bellissima giornata. Pochi punti, molti colpi. Le prime 9 bene, adesso sono un po' incalando. Come mai? Mi hanno telefonato e ho perso la concentrazione. No, non mi hanno chiamato, ma ho perso la concentrazione per lui. I suoi compagni hanno problemi di concentrazione, lei no? No, penso la mia ex moglie, che non è qua. Rieccoci nuovamente in studio con i nostri graditissimi ospiti, due superintender, ossia i famosi greenkeeper. Cominciamo da Carlo. C'è una cosa per cui noi golfisti vi facciamo arrabbiare tanto? Beh, con Stanio sto già contando. L'ho visto io che contava. Magari anche un paio. Magari... No, allora, sicuramente la velocità del green, che è sempre l'attenzione del golfista, e la pretesa di avere uno standard qualitativo sui 12 mesi dell'anno, non si può purtroppo, per questioni proprio agronomiche. Questa qui è una delle pretese del golfista, avere il green sempre veramente veloce, scorrevole, uniforme. Anche se poi tenga... nascono i complimenti migliori, però, certo. Perché tutti dicono che bello, i green erano fantastici. Ecco, però capisce bene che tutto l'anno non si può avere quello standard, sicuramente. Ecco, e poi magari so un po' di educazione quando veramente noi stiamo effettuando la manutenzione, sembra che stiamo facendo un lavoro per arrecare disturbo, invece magari è proprio per migliorare il vostro gioco e rendere il campo sempre migliore, ecco.
ecco. Senti, col serbo, mettere i cartelli, stiamo lavorando per voi come in autostrada. Man at work, uomini al lavoro. Io do le piante qui, voglio anche taglio le piante perché i rami danno fastidio, l'erba del raffe. Ti chiedono addirittura di tagliare le piante. Qualcuno vi dà anche dei consigli come curare le erbe e tutto? Io so. Però io gli dico sempre: l'erba del giardino è una cosa, l'erba del campo di golf è tutt'altra. E l'orto è una terza cosa. Dici, solitamente. Ci sono le patate, fagioli e tutto. Qual è il vostro sogno? Non è andare in pensione perché. No, diciamo che fa parte del contesto lavorativo, però c'è sempre, quando parte la stagione, sotto tensione per tanti mesi, perché deve essere quasi perfetto tutto, però siamo sempre vincolati da tante cose, primo il clima, poi le gare, poi a problemi interni e non interni, quindi per avere il top si è sempre sotto pressione. Tensione tanta, però quando arrivano le gratificazioni che ha raggiunto gli obiettivi sicuramente... Sì, quello sì. Ultima domandina proprio, perché giustamente dici, si lamenta sulla velocità e sui battitori? Sui battitori... Non è mai in piano, non è, guarda com'è rovinato, ecco, guarda... Altra nota dolente. Cioè, non è che potete fare rizzollature ogni settimana dei battitori, Dipende dai T, ecco, alcuni magari sono all'ombra, quindi il divot che le causa giocando non ha una ripresa vegetativa immediata, quindi resta il buco per tanto tempo. E quanta rabbia vi fa un pitch sistemato male sul green? Quello purtroppo sì, tanta, perché alla fine... A volte arrivano e strappano le radici. Più che altro non sistemato. Ecco. E sistemato ancora... male non è peggio a volte? Ma tutti e due, perché devi tenere i green veramente duri per non formare il pitch. Però tante volte in questa stagione bagna un po' di più e il pitch si forma. E il giocatore... Sì, si è ridotto moltissimo rispetto a un tempo i giocatori che non alzavano i pitch, però qualcuno c'è ancora che non rispetta queste cose qua, i rastrellare i bunker. Io ho ancora una curiosità, ne avrei 10.000, ma siamo in chiusura, ma l'erba artificiale, sì. Allora, non può essere un benvenuto ad esempio sul battitore, sui tee di partenza per preservare, abbattere un po' i costi? Adesso fanno delle erbe artificiali a tre fili d'erba di colore diverso, sabbiatiche, poi in mezzo, cioè dove non si pratica, si tira dal tee, quindi... Però è sempre un'erba artificiale. È un'erba artificiale, quindi, chiudiamo il discorso. Avete già chiuso il discorso. Capo pratica nemmeno. Bello, bellissimo, però a fine artificiale. E capo pratica? Capo pratica sì, ci sta assolutamente. Capo pratica. Già si usano i tappetini. Una T-line, sì, esatto, sì, si può fare. Sì. Okay. Però è sempre artificiale. Ce l'ha bocciata Marco, questo. Volevamo far risparmiare un po' di costi. Invece ma non è vero che si risparmia poi alla fine infatti, di costi. So, sì. Perché l'impianto costa, a mantenerla costa anche a mantenerla. Non è vero che non ha manutenzione, assolutamente. Non ha vita eterna. Non ha vita eterna. Poi bisogna smaltirlo. Capisci? Cioè, quindi, non so. In certe situazioni sicuramente può giovare, quello sì, sicuramente. Ci siamo divertiti oggi perché tantissimo. Abbiamo parlato di verde, la cosa mi piace, abbiamo cercato di capire, a parte, cioè poi dopo la Grosti, io vado, adesso ce l'ho con la Grosti, scherziamo noi, però abbiamo affrontato un argomento che credo sia interessante anche per il golfista per capire, forse meglio, sdrammatizzando, quella che è una professione importantissima come la vostra, che ci consente di giocare in serenità. E spesso non si pensa all'immane lavoro che c'è alle spalle dal mattino, dalle prime luci dell'alba fino alla sera a volte, dovendo affrontare anche emergenze come succede spesso per il clima che non è favorevole. Grazie mille a Enrico Colzani, a Carlo Guazzoni. Grazie a voi. Marco, la prossima puntata? Settimana prossima vi aspettiamo. Iscrivetevi a Carimate, mi raccomando, venite a giocare la nostra tappa. La settimana vi ricordiamo sempre che la trasmissione contiene due rubriche molto seguite, molto interessanti. Le regole le facciamo settimana prossima. Le regole e l'elezione del maestro Carlo Zappa. Oltre a tanti altri servizi. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima.